22 gennaio la patronale di San Gaudenzio, la cui guglia, nelle limpide giornate del Favogno, si vedeva svettare lontano sopra i tetti rossi della città con l'eco del campanone che si stava ad ascoltare nei suoi rintocchi, ridondanti e ritmici che si ripercuotevano nella campagna come in un paesaggio antico. I più fortunati andavano alla festa Novara e sgranavano gli occhi davanti alle file di marroni che ricoprivano i muri della via che porta alla Basilica. Si saliva poi, inquadrati dalle guardie, la scalinata dello Scurolo, a rendere omaggio al santo nell'urna di argento, scheletro imponente, rivestito dei paramenti vescovili e mitra tutta d'oro. Lo pregavamo per quelle grazie, ma non erano poi tante, che ci facessero trascorrere un anno tranquillo. Ricordo che una volta, in quell'occasione, il babbo mi portò con la mamma a pranzo all'albergo del Mazza, sull'angolo di via San Gaudenzio, pulito, spazioso, con tanti tavoli per quattro, per sei e per comitivi ancora più numerosi, diretto dal pacioso Pietro Fregonara, corpulento, ma agile come una gazzella, a correre da un tavolo all'altro con un grembiule bianco attorno alla vita e un tovagliolo pendulo da una spalla sempre lì lì per cadere. Schurer Kulin, il bollito, gras o magar? Pan. Mamma mia, che freddo, che fa, comincia già a venire giù un po' di neve.
Mentre uscivamo per andare ancora a far visita al santo, cominciava a scendere un nevischio pesante che imbiancava già le file più in alto dei Maironi alle pareti della strada. La gente era allegra, intabarrata in larghi mantelli neri con la stracana al colletto. Io ero felice in un pantaloncino scuro e più felice ancora quando il babbo all'uscita della chiesa mi comprò una fila di marroni che quasi non riuscivo a tenere sulle spalle.